Lascio la parola al senatore Cataldi. A lei la parola. Grazie Presidente. E ancora una volta ci troviamo a trattare una questione che oramai credo abbiano capito anche i sassi. Ancora una volta dobbiamo parlare di questo abuso della decretazione d'urgenza, di questa sistematica violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Soltanto che adesso comincio a pensare che non è più tanto una questione di abuso. Io comincio a pensare che forse è una questione proprio di incapacità di questo governo di pianificare e di avere un'agenda politica. Vede, Presidente, la tragica situazione di Caivano non vi è piovuta addosso come una tempesta inaspettata. Sono tragedie che abbiamo da oltre 40 anni, che risalgono agli anni 80. Non stiamo dicendo che non andavano affrontate con un decreto legge, perché questa gente meritava un tema che venisse affrontato con il tempo necessario per essere affrontato e non nella fretta istituzionale in cui ci state mettendo e in cui gli stessi parlamentari della maggioranza, e sto parlando dei colleghi della Camera, non avranno modo di toccare palla. Richiedeva il tempo necessario per un'analisi ponderata di problematiche sulle quali non possiamo permetterci quelle sviste che emergono proprio perché si lavora nella fretta. Dobbiamo fare delle notturne per tutto quel complesso lavoro emendativo. Ci siamo stancati, certo che ci siamo stancati, faccio fatica anche oggi a fare questo intervento in aula, ma questo non era necessario. Dobbiamo riconoscere il diritto della gente a che i problemi vengano affrontati con la necessaria ponderazione, senza dimenticanze e senza sciatterie. La fretta è nemica della qualità. Ora avete inventato urgenze che non esistono. Io penso, ecco, non avete l'agenda politica. Perché? Perché l'agenda ve la stanno scrivendo le notizie del telegiornale. È sufficiente che ci sia un rave party, questo non vi piace, fate un decreto legge. È sufficiente che ci sia un naufragio e vi accorgete che c'è il problema dell'immigrazione. Non c'è un'agenda politica. Perché inseguite la visibilità mediatica e date precedenza alla visibilità mediatica rispetto alla necessaria ponderazione che richiedono i provvedimenti? Però, vede Presidente, io non possiamo valutare, noi stiamo tornando sempre a parlare di questo argomento. L'abuso della decretazione d'urgenza erode lentamente i principi democratici. È un'umiliazione non soltanto dei parlamentari, umilia i cittadini che si fanno rappresentare da questi parlamentari. È un continuo calpestare i principi costituzionali e i principi democratici. Ora, mi sembra di capire che a questo punto questa maggioranza stia considerando i principi, le norme costituzionali come delle norme ad applicazione opzionale. Quindi, vabbè, l'articolo 77, ma che sarà, oramai si fa così da tempo. Però qui vedo che la sistematica violazione delle norme costituzionali emerge anche in un altro aspetto che viene trattato in questa pregiudiziale. Parliamo di questo aumento così ingiustificato di pene detentive quando le si fa passare da 4 a 5 anni, ben sapendo delle conseguenze che questa scelta può comportare, come quella, no, della far scattare la custodia cautelare. Dovrebbe risultare evidente a tutti che c'è uno sbilanciamento costituzionale verso la funzione retributiva della pena, dimenticando tutta quella parte sempre costituzionale che ci invita invece a una funzione rieducativa. Allora io penso, Presidente, che voi vi siete lasciati un po' affascinare dall'idea del manganello che risolve tutti i problemi. Io posso capire che l'idea del manganello sia seduttiva se parlate alla pancia degli italiani. Ecco, noi però vogliamo parlare al loro cervello, non alla loro pancia. E parlando al loro cervello possiamo far capire che invece questa politica è miope ed ottusa perché non riesce ad andare a risolvere i problemi reali che ci sono dietro la situazione di Caivano. Pensare solo alla repressione non soltanto è un fatto non costituzionale, ma non può risolvere i problemi non si risolvono con la galera. È una debolezza politica. Dobbiamo andare a fondo, accanto alla repressione che non neghiamo ci debba essere. Ci vogliono politiche sociali. Io
Caivano vive in quella situazione come ci vivono le tante Caivano che costellano il nostro paese, le tante periferie che vivono dentro sacche di disagio sociale, dove c'è povertà, dove spesso la criminalità nasce come l'unica strada per una sopravvivenza. Ma voi che fate? Aumentate le pene. E non lo fate soltanto in questo caso che riguarda lo spaccio di identità. Anche voi vi state preoccupando della dispersione scolastica. Bene, che cosa fate per la dispersione scolastica? 2 anni di reclusione per i genitori, oppure addirittura gli tagliamo l'assegno di inclusione. Ma scusate, se io organizzo un corso di formazione per avvocati, non devo andare a prendere gli avvocati per la giacchetta, devo fare un corso interessante e fare in modo che ci sia una motivazione perché gli avvocati mi vengano ad ascoltare. Ok, vogliamo fare una scuola attrattiva? Vogliamo dare una motivazione a questi studenti perché possano andare a scuola? Ma per dargli una motivazione dobbiamo dimostrare che questa scuola può regalare loro un futuro. Dobbiamo dargli modo di poter credere a un sogno. Ci vuole meno nozionismo e puntare sullo sviluppo emotivo. Dentro ogni ragazzo c'è un mondo interno inesplorato, è come un giardino che ha ricevuto poca acqua. Ecco, dovremmo diventare un po' giardinieri di questo territorio interno, di questo mondo interno che può fiorire. Dobbiamo un po' togliere quella polvere che si è accumulata su quella parte del cervello che è deputata allo sviluppo delle emozioni, delle empatie. È così che si combatte la violenza, facendoli innamorare dei nostri valori, facendoli innamorare del valore del rispetto dell'altro, non sventolando l'idea della punizione, della galera, del manganello. Dobbiamo combattere la povertà economica, perché se non diamo un futuro non si capisce neppure per quale motivo, quale sia la ragione di vivere di questa gente. E combattere la povertà educativa. Ecco perché prima una collega parlava di un esercito di educatori. Noi abbiamo fatto tantissime proposte, non solo per mettere in campo educatori, per mettere in campo psicologi, un esercito, è vero, concordo con le parole che ha riproferito poc'anzi da Malpezzi, un esercito, però qui l'unico esercito che si vuole finanziare a quanto pare è quello militare. Leggo da alcuni articoli di giornale che l'Italia sta programmando di aumentare le spese militari. Allora, Presidente, mettiamoci d'accordo, abbiamo una coperta corta, ma oppure stiamo usando male questa coperta? Perché forse investire un po' di più per avere qualche psicologo e risolvere un problema sociale, che quello sì genera insicurezza, genera criminalità, ecco, forse questo può servire di più, e anche se si rinuncia a qualche carro armato, ne stiamo progettando di acquistare più di 200, se le notizie che ho letto rispondono alla realtà. Ora, proviamo a riavvolgere, torniamo ancora al disagio e alla carenza educativa. Proviamo a riavvolgere le lancette di qualche anno e andiamo al 1996, perché siamo in un periodo in cui si stava diffondendo questa idea che il successo personale si potesse misurare in base alla ricchezza, bisognava diventare milionari, questo era molto diffuso negli Stati Uniti. E proprio negli Stati Uniti uno psicologo tra i più autorevoli e influenti del secolo aveva pubblicato un saggio dal titolo Il codice dell'anima. Ecco, bisognerebbe riflettere su quello che c'è scritto in questo saggio quando si teorizza l'idea che dall'interno di ogni individuo esiste una ghianda e che c'è un daimon, un concetto ripreso dalla Grecia, un daimon che è quello che ci deve spingere alla nostra realizzazione. Noi dobbiamo dare la possibilità a questi ragazzi di scoprire i loro talenti, di seguire una realizzazione, di seguire dei modelli diversi, perché oggi l'unico modello che seguono è quello di fare una sparatoria, la cosiddetta stesa, e poi vediamo che un ragazzo di 20 anni, che era quasi un po' il capobanda di questa stesa, dopo qualche giorno si ritrova morto, si ritrova ucciso. Allora, perché ha inseguito quel modello? Ma siamo noi che non gli abbiamo dato modelli alternativi. Ora, io credo che sia più che indispensabile, Presidente, investire in risorse umane. Ecco, mettiamo da parte il manganello, mettiamo da parte spese militari, pensiamo che l'Italia ha sempre più bisogno di interventi e di investire nella dimensione umana. Sono i nostri valori e il nostro rispetto dell'altro che deve essere parte integrante di tutta la popolazione e dei giovani di Caivano, che non sono un problema, i giovani di Caivano sono un'opportunità che noi dobbiamo imparare a cogliere. Detto questo, esprimo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie, senatore.